La storia dell'automobile è anche e soprattutto la storia delle cabriolet. Fino al 1920 è la carrozzeria più venduta al mondo. La storia di Peugeot si incrocia molte volte con questa tipologia di carrozzeria. Qui a Padova siamo per celebrare due miti. Il primo, la 402 Eclipse del 1935, la prima coupé cabriolet di serie della storia, affiancata dalla 205 Cabrio, una vera e propria icona. Parlare di cabriolet Peugeot ci vorrebbe una vita, perché per ogni modello c'è sempre stata la versione cabriolet, ma quelli che tutti ricordano è la 205 Cabriolet, la mitica sportiva degli anni 80. Ebbene, questa vettura veniva costruita in Italia da Pininfarina. Su 5.400.205, solo 72.000 sono cabriolet e oggi sono molto ricercate dagli appassionati. Ma come venivano costruite queste 205? Bene, la Peugeot gli mandava il muso, gli interni, dei lamierati, ma poi Pininfarina rinforzava le fiancate, metteva il roll bar, montava la capote e gli interni e la provava sotto l'acqua. Quando la vettura era finita, ritornava in Francia, dove veniva montata la meccanica e a quel punto, dopo il collaudo, entrava e veniva venduta in tutta Europa. Un grandissimo successo. Già avere una GT Cabriolet era qualcosa di eccezionale, ma pochi al mondo addirittura la volevano elaborata. Si rivolgevano in Germania dal preparatore Gutmann. Questa è una delle pochissime realizzate e unica in Italia. Che cosa ha di speciale? Il motore a 16 valvole. Il 1009 passa da 130 a 160 cavalli. E poi adattavano tutto, sospensioni, scarico, strumentazione. Una vera elaborata degli anni 80, una piccola bomba a cielo aperto. Non si poteva parlare dei 30 anni della 205 Cabriolet senza far vedere dove è nata questa passione per le Cabriolet. Ma questa 402 del museo è qualcosa di speciale. È una delle prime Eclipse, cioè le vetture che hanno il tetto che rientra automaticamente nel baule. Pensate alla tecnologia. Tutto su molle, bilanciatissimo, sia l'apertura che la chiusura. E poi, negli ultimi esemplari, addirittura anche il comando elettrico. Una vera sciccheria, una vera vettura per i concorsi d'eleganza dell'epoca. Eventi come il Salone di Padova rappresentano degli appuntamenti importanti per far conoscere la nostra storia, per farla toccare con mano, per far sì che l'heritage non sia solo qualcosa di raccontato, ma veramente vissuto in prima persona.